Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il Fatto. Parleremo di un tema molto, ma molto importante, anche delicato, che investe la sensibilità, la solidarietà delle persone, vale a dire dell'affido, la sesta edizione del mese dell'affido che è stata promossa dall'amministrazione comunale di Pescara e quindi saluto e ringrazio per questo, ritrovo dopo qualche mese Adelchi Sulpizio, che è assessore alle politiche sociali. Buonasera Adelchi. Buonasera a voi. Trovati. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Con lei, assessore, due assistenti sociali del Comune di Pescara che si occupano proprio di questo tema molto molto importante, Teresa Cappiello, buonasera Teresa Cappiello, e Liviana Leone. Buonasera, buonasera Leone, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo un'introduzione, assessore, perché questo, come ho detto in apertura, è un tema molto molto delicato che investe la solidarietà e la sensibilità delle persone. Voi siete in primo piano su questo problema. Siamo in primo piano, come dicevi giustamente te, siamo alla sesta edizione, quindi la sesta edizione del mese dell'affido. Che cos'è questo mese dell'affido? Noi invitiamo le persone a prendere anche con un gesto di amore, come dicevi, un gesto di amore importante, di avere un bambino che è in difficoltà e di prenderlo nella propria famiglia, quindi accogliere questo ragazzino che per motivi vari, che dopo gli assistenti sociali che ho voluto in questo senso portare, anche perché la figura dell'assistente sociale viene vista anche come una forma di dubbio, queste persone che vengono viste come anche all'interno delle famiglie che intervengono nel momento di difficoltà. Cioè un po' di diffidenza. Un po' di diffidenza anche. Invece assistenti sociali, io ho la fortuna di avere degli assistenti sociali fantastiche nel Comune di Pescara, sono oltre 10, abbiamo qui via Viviana Leone e Teresa Cappello che si occupano dell'ambito familiare. Mese dell'affido, mese dell'affido nel mese di ottobre, la sesta edizione, invitiamo i cittadini pescaresi a questo gesto di amore nei confronti di ragazzi che hanno momenti di difficoltà, accogliendoli, facendo un gesto anche il più naturale, che oggi viene anche normalmente tutto normato dalla legislazione, la normativa vigente, col quale viene accolto per un motivo temporaneo all'interno della propria famiglia. I dati ci danno ragione su questo, perché il mese d'affido ogni anno vediamo aumentare le famiglie che prendono in affido un ragazzino, ricordiamo, poi vi spiegheranno anche meglio gli assistenti sociali i tipi di affido, e oggi abbiamo 13 minori che sono in affidamento eterofamiliare, cioè al di fuori della famiglia d'origine, invece 20 minori che stanno all'interno dell'affidamento intrafamiliare, quindi all'interno della famiglia, e poi abbiamo circa 22 ragazzi. E un altro gesto anche diverso ma molto importante è dell'affiancamento familiare. Sono famiglie che affiancano delle famiglie che sono in momentaneo di difficoltà. Io dico sempre che è un gesto d'amore questo, ma è anche un gesto anche importante anche dal punto di vista economico per le casse del comune. Noi ricordiamo che alle persone che prendono anche un ragazzino in affidamento riconosciamo anche un contributo per tutte le spese, quindi non le lasciamo sole. Ricordiamo che diamo circa 700 euro, ma stiamo anche su questo, stiamo riflettendo sull'aumento. Mentre dall'altra parte ci sono le casse famiglia. Le case famiglia, c'è poi sempre questa discussione, meglio l'affido familiare o la casa famiglia. La casa famiglia ha dei costi molto più elevati. Casa famiglia, diciamo che anche un tempo pieno può arrivare anche a 2.500 euro al mese. Ed è un fenomeno questo, per far anche capire anche ai cittadini, ai numerosi telespettatori che questa sera, che oggi ci ascoltano, che il Comune di Pescara investe circa 1.200.000 euro di fondi all'interno di tutte le case famiglie, perché è una problematica molto 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 seria. A volte se ne parla, ma se ne parla sempre poco. Quindi noi oggi vi ringraziamo perché ci contribuite anche a far conoscere alla cittadinanza questa, che è un vero e proprio atto d'amore nei confronti di ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Allora, entriamo nel merito, anche se l'assessore ha già toccato dei punti molto importanti, perché si parla di affido familiare ma anche di affiancamento familiare. C'è un distinguo da fare, anche se l'obiettivo è unico, no? Mi rivolgo proprio a Liviana Leone, cioè dare un aiuto concreto a ragazzi e famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà comunque temporanea. Questo è l'obiettivo comune. Assolutamente.
Allora, la novità è proprio dell'affiancamento familiare, parlerei prima dell'istituto dell'affido, perché Pescara nel 2016 ha sperimentato una forma di accoglienza, cioè era quello che è il buon vicinato, una famiglia che affianca un'altra famiglia all'interno di un progetto dove non c'è il tribunale per i minorenni, perché parliamo di prevenzione, e c'è tutta una formazione delle famiglie affiancanti con la figura nuova del tutor, che il tutor è una figura che si prende cura di queste famiglie, dove ad esempio una famiglia affiancante si prende cura di un'altra famiglia per accompagnare il proprio bambino alla visita specialistica dal pediatra, piuttosto che al rapporto con la scuola. Quindi era quello che era proprio il buon vicinato, dare una mano proprio per evitare che le famiglie arrivino a momenti di criticità forte. Quindi questa è proprio l'innovazione che portiamo dal 2016 come Comune di Pescara, che poi la collega Teresa Cappiello ci parlerà meglio di come questa buona prassi, che per noi è una politica sociale, è entrata all'interno del piano sociale d'ambito, è stata anche inclusa nelle linee guida operative regionali. Quindi proprio perché è praticabile, ripetibile, e si tratta di mettere accanto una famiglia, accanto un'altra famiglia, quindi il bambino resta nel proprio nucleo per fare delle cose insieme, anche andare a una festa, mangiare una pizza insieme, quello che è scontato in realtà, così scontato non è. Quindi diciamo è proprio questa l'innovazione dell'affiancamento familiare. Noi formeremo e aspettiamo delle famiglie numerose per questa nuova forma di accoglienza. Rispetto invece all'affido, Pescara ha una storia lontanissima, mi hanno preceduto le mie colleghe del lontano 94, quindi qui vediamo le immagini della festa delle famiglie, perché ci piace iniziare il mese dell'affido e dell'accoglienza proprio con la festa delle famiglie. Invitiamo tutte le famiglie pescaresi, ma insomma le famiglie che stanno sperimentando l'affiancamento, famiglie affidatarie, affiancanti, adottive, tutor, a stare un momento, a vivere un momento di festa, proprio perché anche per con le testimonianze delle famiglie affidatarie, perché crediamo che sentire l'esperienza di una famiglia che racconta la propria esperienza sia un punto di forza. L'affido è un istituto giuridico, quindi quando parliamo di affido è un provvedimento dell'autorità giudiziaria a protezione del minore, perché come diceva l'assessore prima, la 149 dice che il minore ha il diritto alla propria famiglia d'origine. Laddove ci sono momenti di criticità e momenti temporanei di criticità, i servizi sociali si devono adoperare in tutti i modi per far superare questa criticità. Quindi la cosa importante è reperire eventualmente una famiglia affidataria, e noi operatori dell'equipe affido adozione con la dottoressa, con la collega Cappiello, e tutti i servizi che insieme a noi, perché noi non siamo soli, oltre al pubblico c'è un privato che collabora a formare, affiancare, sostenere famiglie affidatarie. Quindi l'affido può essere declinabile in vari modi. Intanto la cosa importante è che non è adozione, quindi si possono avvicinare all'affido tutti i cittadini che hanno una disponibilità nel proprio cuore, nella propria vita, perché si parla di dar tempo, avere tempo di accogliere un minore. Quindi anche single, per dire. I single, insomma, essere... abbiamo avuto dei nonni ultrasettantenni che hanno fatto affido, delle storie bellissime. Il progetto, la legge dice che massimo un affido può durare 2 anni, ma nell'interesse supremo del minore si può anche prorogare. Quindi anche affido concluso, spesso queste famiglie restano in relazione con le famiglie fragili. Quindi per noi come servizio è un grande successo, perché abbiamo creato una rete di protezione proprio per diciamo per andare contro la solitudine, questa società che soprattutto con le famiglie mononucleari, le famiglie straniere, ma anche le stesse famiglie pescaresi in questo momento di crisi profonda, tutti possiamo attraversare delle fragilità, noi diciamo nessuno escluso. Quindi penso che essere prosociali e proattivi sia importante. Quindi l'affido può essere diurno per qualche ora del giorno, a tempo pieno col pernotto. E come diceva l'assessore, Pescara si è sempre spesa, le colleghe prima di me, i miei colleghi che mi hanno preceduto, a dare una quota affido come riconoscimento all'impegno degli affidatari, perché gli affidatari appunto hanno il compito di prendersi cura dei nostri figli, di quei bambini che in quel momento stanno vivendo una fragilità, e dunque una quota affido commisurata all'impegno. E diamo anche, perché l'affidatario deve andare a parlare insieme alla famiglia a scuola, a portarlo dal pediatra, neuropsichiatria infantile, i nostri bambini sono spesso fragili, e
diamo una copertura assicurativa, responsabilità civile verso terzi e rischio grave, perché pensiamo che il pubblico, lo Stato, l'amministrazione che rappresentiamo, e quindi questo diamo insomma applauso anche all'assessore, al dirigente, a tutto il servizio sociale, l'equipe, deve dare un supporto alle famiglie affidatarie. Assolutamente. E noi le formiamo e le accompagniamo. Certo. È stata chiarissima, perché davvero ha fatto capire anche il sottoscritto, insomma, cose che magari di cui non ci occupiamo sempre, quindi è bene anche trasmettere un messaggio chiaro alle persone che sono in visione e all'ascolto. Volevo anche coinvolgere appunto Teresa Cappiello, perché c'è una grande novità, ne faceva riferimento, cenno poc'anzi la sua collega, che è rappresentata dall'elaborazione delle nuove linee guida regionali operative in materia di affidamento familiare. Vogliamo entrare nel merito? Certo, questo è un percorso che è nato questo inverno tra le 12 equipe territoriali, quindi di affido e adozioni, con a cura della Regione Abruzzo e dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Abbiamo iniziato appunto con un percorso di formazione che è stato fatto a tutte le 12 equipe presenti sul territorio regionale, dopodiché il percorso è seguito appunto con l'elaborazione da parte delle 4 equipe di coordinamento. Faccio una precisazione: le equipe territoriali sono formate da assistenti sociali del comuni e dalle psicologhe del ASL. Quindi sono delle equipe territoriali integrate che lavorano proprio sulla formazione e sul sostegno delle famiglie affidatarie in questo caso. E quindi siamo arrivati all'elaborazione, abbiamo prodotto appunto delle linee guida con l'obiettivo di uniformare e omogeneizzare poi le prassi operative su tutto il territorio regionale, anche perché da una valutazione fatta appunto dalla Regione era emerso che le equipe operavano con modalità diverse. Faccio dei piccoli esempi, soprattutto ad esempio è stata introdotta una cosa importante all'interno dell'equipe: riconoscere la quota affido, che fino a qualche tempo fa era prerogativa del comune di Pescara, anche all'interno delle linee guida, una quota che non può essere al di sotto della pensione minima sociale. Quindi questa è stata introdotta nella linea guida ed è importante, è stato riconosciuto all'interno anche della linea guida come prassi operativa, accolta anche dal Tribunale per i minorenni di Aquila. Una sorta di svolta, mi pare. Assolutamente sì, anche come tribunale, anche i progetti quindi di affiancamento familiare che prima non erano presenti nelle linee guida, che per appunto il Comune di Pescara è diventata anche politica sociale. Però la cosa innovativa appunto è che è stata introdotta anche all'interno di queste linee guida. Quindi queste saranno un po', sono ancora in fase di bozza queste linee guida, perché stiamo aspettando ad esempio anche da parte del Tribunale per i minorenni e da altre agenzie territoriali, come anche le associazioni che si occupano di affido familiare, dei contributi che devono essere apportati a queste linee guida prima di poterle poi definitivamente acquisire. Quindi siamo ancora in una fase di diciamo embrionale, non proprio embrionale, un po' più avanti, però appunto come le dicevo stiamo ancora aspettando, la Regione sta ancora aspettando i contributi di alcune agenzie importanti, appunto come il Tribunale per i minorenni. Io quello che volevo dire, e che è molto importante, mi aggancio anche alla collega, che tutti possono dare il proprio contributo. Quindi, ecco, però Pescara ha risposto molto bene sotto questo profilo, mi pare, no? Sì, cioè, sì, però la cosa importante è la formazione. È la formazione, perché non ci si improvvisa in questi progetti. Quindi quello a cui noi teniamo è formare le persone anche a circoscrivere la loro partecipazione al progetto, perché spesso arrivano anche persone che pensano di poter in qualche modo
modo aprire la loro casa per tutto il tempo, fare ad esempio un affido a tempo pieno, in realtà ci si rende conto che per questioni familiari, lavorative, il loro tempo può essere circoscritto a un'accoglienza o a un affido diurno. Certo, per questo dipende poi importante aderire e seguire il corso di formazione, anche per circoscrivere poi anche la loro disponibilità. È stata chiarissima. Quindi sta per iniziare, questo certo, lo voglio dire, a novembre, l'8 novembre inizierà il corso di formazione. Dove presso si terrà? Il Centro Servizio Famiglie del Comune di Pescara. Saranno 5 incontri che avverranno, dico le date, l'8 novembre, il 10 novembre, il 15 novembre, 17 novembre, 22 novembre, 29 novembre, sempre dalle 18 alle 20, proprio per dare poi la possibilità a chi volesse partecipare, insomma, di poter intervenire. Perfetto. Quindi il nostro, diciamo, appello è quello alle famiglie pescaresi di intervenire, insomma, numerosi, perché noi abbiamo bisogno assolutamente della loro generosità per portare avanti i nostri progetti in favore dei minori. Sicuramente l'invito sarà raccolto. Chiudiamo, facciamo una chiosa, assessore, proprio 30 secondi. La chiosa la faccio ringraziando Rete 8. Rete 8, che su questa tematica ricordiamoci che 2 anni fa abbiamo fatto una stupenda trasmissione insieme con voi, con Interno 8, con Paola De Simone e Luca Pompei, che hanno fatto, perché siete sempre vicini a queste iniziative sociali, perché poi la cosa importante, quello che cerco di trasmettere anche come assessore alle politiche sociali, possiamo fare anche tante cose belle, se però poi non le divulghiamo, non le facciamo conoscere alle persone, è come se non facessimo nulla. Ripeto, questo è un gesto di solidarietà, di amore, ricordandoci che non tutti i ragazzini, i ragazzi hanno la fortuna dei nostri figli, quindi un gesto d'amore che ci deve portare tutti quanti a donarci e a dare, per l'appunto, ad accogliere nelle proprie famiglie questi ragazzi che hanno bisogno. Grazie all'assessore delle politiche sociali Adelchi Sulpizio. Io ne approfitto per ringraziare anche Fabiana Ferrandino, che è il cuore pulsante, no, di queste iniziative, della comunicazione. Grazie alla signora Liviana Leone, grazie anche a Teresa Cappiello. Torneremo comunque a parlare di queste tematiche molto, ma molto importanti a scopo sociale. Grazie ancora e buona serata.